uno strumento considerato di grande importanza nella lotta al caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. È stata costituita, grazie ad un accordo sottoscritto nella prefettura di Catanzaro, la sezione territoriale del lavoro agricolo di qualità, un tavolo permanente che punta a fare rete tra istituzioni, sindacati, associazioni datoriali per intervenire anche nella prevenzione dei fenomeni di sfruttamento, di intermediazione illecita, di lavoro nero, di evasione contributiva, favorendo invece le aziende virtuose che garantiscono i diritti dei lavoratori. Noi dobbiamo favorire la legalità, ma favorirla con gesti concreti, favorendo la iscrizione in questa sezione delle imprese, tra virgolette, che rispettano i contratti collettivi nazionali di lavoro, che rispettano le contribuzioni, le assicurazioni, cioè che sono le imprese modello, alle quali noi vogliamo anche dare delle premialità, e lavoreremo oggi anche con la Regione e con gli altri enti per vedere quali possono essere le premialità per favorire l'iscrizione in queste liste, per favorire la legalità a discapito dello sfruttamento e dell'illegalità. Chi decide di essere virtuoso, di avere una posizione di legalità come richiesto per essere iscritti a questa rete, non lo debba vivere come un costo, ma piuttosto alla fine come una sorta di riconoscimento, come vantaggio. Questo è l'obiettivo. L'istituzione della sezione territoriale era stata invocata dai sindacati del comparto agricolo, che hanno sollevato anche l'attenzione sui temi del trasporto dei lavoratori e degli alloggi, su cui, favoriti dalle carenze delle istituzioni, si realizzano più di frequente i fenomeni di sfruttamento e di ghettizzazione. Le proposte sono quelle di intervenire per cercare di allocare determinate risorse economiche che la politica deve mettere in campo per garantire i trasporti nei luoghi dove c'è una maggiore affluenza di lavoratori e per fare in modo di far venire meno così queste persone che sostituiscono quello che è il ruolo, diciamo, dello Stato e far emergere in questo modo, dare un supporto e un sostegno per arrivare nei posti di lavoro. L'altra questione è gli alloggi, perché ci sono in alcune realtà anche degli insediamenti informali in cui i lavoratori si stanziano e che noi dobbiamo prenderci sicuramente cura e soprattutto dobbiamo sostenere. Questa è una battaglia di civiltà, di giustizia che dobbiamo vincere, lo possiamo fare solo se ragioniamo e lavoriamo tutti insieme.